Li hai visti i quadri? Ma che? Non li hanno ancora messi. Io mi sono battuta molto per farti avere ottimo, ma la Fazio si è opposta, dice che sulle equazioni sei un disastro. Insomma, è andata con distinto. Distinto? Va benissimo. Quella parola mi faceva venire voglia di indossare giacca e cravatta, fumare lunghe sigarette col bocchino ed essere invitata a dei cocktails. Distinto, come il principe Carlo, a parte l'orecchia sventola. La commissione caldeggia vivamente il proseguimento degli studi. Particolarmente indicato l'indirizzo umanistico, il liceo classico. Sì, appunto, liceo classico. C'è scritto così. Una bella sega, classico, ha sentito piano? Avete sentito tutti, liceo classico. O chi ti perdesse, bevi l'acqua. E che lavoro faresti, sentiamo? Sul Tirreno c'è pieno d'annunci. Cercasi diplomati, latino e greco, automuniti e milite esenti. Ha detto così la professoressa Fornari, che i libri me li paga lei. Senti lì, brava. Sai cosa ne devi dire alla professoressa Fornari? Che se lei c'ha tanti quattrini da buttar via, ci faccia un verbaglio telegrafico, perché a quel disgraziato del tuo babbo c'è sempre da pagare l'avvocato. Invece di fare tanti discorsi a gazzosa, guarda, ripassare a trovare il mio cugino Riccardo. Muoviti, pedala. Da quando Mara aveva messo piede in casa, il cugino Riccardo e la sua officina incombevano sul mio futuro. Ma io mi ero montato la testa, per colpa o per merito di Giovanna, e a fare il carrozziere mi ci vedevo poco.